cari telespettatori ad una nuova puntata di Agricoltura. Siamo a Bisignano in Contrada Soverano, alla prima festa del contadino, evento organizzato dall'assessorato all'agricoltura del comune di Bisignano. Patrocinato dal Comune in collaborazione con Arsac Calabria, Olio di Calabria IGP e altri autorevoli sponsor. La manifestazione è volta alla promozione dell'agricoltura locale, alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico e all'importanza dell'agricoltura a chilometro zero e sostenibile. Ed eccoci insieme all'ingegnere e direttore tecnico dell'Associazione Olivicola Cosentina, Alfonso Ruffo. In che contesto si inserisce la tua partecipazione, anzi la vostra, dell'Associazione ecco, in questa giornata? Grazie, grazie per, per la domanda che mi dà la possibilità di illustrare un attimino l'attività che svolge l'Associazione la, la, di cui mi onoro di essere il coordinatore e il direttore tecnico in questo ambito. Grazie al programma operativo del 2024, a valere sul regolamento comunitario 2021-2115 del 2015, la OP Olevicola Cosentina ha presentato un progetto che è stato fortunatamente finanziato e la finalità del progetto è quello di diffondere la cultura dell'olio, del consumo dell'olio e di promozionare non solo l'attività dell'associazione, ma promozionare il prodotto dei soci nel territorio sia regionale che nazionale in questa occasione abbiamo la possibilità di raggiungere le fasce più piccole più, più basse di età sono le scuole e abbiamo stamattina la possibilità di far avvicinare i giovani i bambini meglio all'assaggio cioè a far capire, tentare meglio di far capire che cos'è l'olio, come si assaggia e a che cosa serve parliamo di olio extravergine, di oliva, di produzione Calabrese di produzione dei nostri soci. Ecco, infatti mi riallaccio a ciò che hai appena detto: la presenza dei bambini è edificante e costruttiva perché spesso i bambini sono distanti dal mondo dell'agricoltura. Quanto è importante invece il contatto di questi ultimi con l'agricoltura e quindi con l'olio anche? Ma è, è fondamentale hai detto bene i bambini sono distanti dall'agricoltura molto probabilmente credono che le melanzane crescono nel frigorifero come le zucchine crescono nel frigorifero non è così dobbiamo ritornare tra virgolette alle origini e far capire loro che veniamo da una cultura contadina siamo esponenti di una cultura contadina da cui traiamo soprattutto il nostro reddito e dobbiamo riuscire a far capire qual è il significato di una produzione non è che nasce nel frigorifero ma come ci arriva al frigorifero partendo dalla terra e arrivando poi al frigorifero e poi al consumo diretto in casa Alfonso tu sei sempre con noi spesso con noi perché intervieni eh, spesso ecco nella trasmissione agricoltura eh, ma eh, in che cosa consiste la tua attività di divulgazione di promozione della coltivazione olivicola con l'associazione beh eh, il discorso è, è abbastanza complesso la OP la Cosentina ha la possibilità di presentare dei progetti di promozione per diffondere il prodotto presso i consumatori e presso gli operatori del settore. In particolare in questa annata, in questo programma operativo relativo al 2024 si è occupata soprattutto di divulgare tramite dei documentari televisivi che vengono messi in onda su TEN, che è una... Televisione a diffusione regionale, a meglio extra regionale, e poi alla partecipazione a diversi eventi di divulgazione e di promozione che sono stati realizzati in Canada, negli Stati Uniti. Adesso parteciperemo a Parigi, al SIEL, prossimamente. Siamo stati a Verona, abbiamo organizzato questa giornata, che molto probabilmente forse è, è quella più viva, perché dà la possibilità del contatto diretto. Tra noi e chi dovrebbe effettivamente consumare. E stranamente viene fatta qui in Calabria, dove è strano, è strano ma non tutti sanno che abbiamo dell'olio di qualità eccelsa. E proprio questo serve a far conoscere a tutti, e soprattutto a noi, a renderci conto del prodotto straordinario che è, abbiamo, che è l'olio extravergine di oliva di origine calabrese, che può essere certificato anche come IGP Olio di Calabria, grazie al grande impegno della olivicola Cosentina. E sono con il biologo nutrizionista Vincenzo Di Liguori che stamattina interverrà in qualità di relatore in questa interessante manifestazione. Abbiamo visto la presenza di bambini, ma ci sono i genitori, anche importanti figure. E con noi parleremo dell'agricoltura a chilometro zero. Quanto è importante uno stile di vita sano e soprattutto avvicinare i bambini a questa alimentazione più sana rispetto invece alle abitudini quotidiane. Beh, credo che sia importante. Perché al giorno d'oggi siamo abituati ad andare spesso al supermercato, non è più come una volta dove si andava ad acquistare al contadino sotto casa. È un po' ritornare a quelle abitudini credo che sia molto importante e fondamentale. Anche perché e gli alimenti, i cibi, la frutta, la verdura a chilometro zero hanno un impatto importante sul territorio, sia economico chiaramente, lo sappiamo bene perché l'economia circola nel, nel nostro paese, ma anche e soprattutto a livello nutrizionale. E su quello mi vorrei soffermare in quanto... È importante questa cosa perché chiaramente la frutta e la verdura viene raccolta sul posto e consumata diciamo, immediatamente, quindi chiaramente a chilometro zero. Eh, di conseguenza si riescono a conservare tutte le, le proprietà nutritive che altrimenti verrebbero a mancare. Chiaramente non è la stessa cosa mangiare un frutto che viene che ne so, dal nord Italia o dall'Europa, eh, passerà del tempo dopo la raccolta e di conseguenza anche le vitamine e alcuni minerali chiaramente si degradano. Quindi mangeremo un frutto ma che non, ha, non ci dà chiaramente tutto il suo apporto nutrizionale. Qui c'è anche l'associazione Olivicola Cosentina che eh, farà fare degli assaggi dell'olio calabrese perché noi, la nostra trasmissione agricoltura, dà soprattutto tanta importanza al nostro olio calabrese. Quanto è importante l'olio nella dieta mediterranea? Beh, è fondamentale anche perché fa, ha sempre fatto parte della nostra cucina mediterranea l'olio e di conseguenza io lo consiglio anche nei miei piani terapeutici, chiaramente eh, lo consiglio in tutti i giorni a pranzo e cena. Inoltre io lo chiamo l'olio dimagrante perché l'olio, come dicevo prima a qualcuno, è, è fondamentale, in quanto a noi siamo fatti anche di grasso e l'olio è un grasso chiaramente. Inoltre l'olio contiene molte vitamine, soprattutto vitamine antiossidanti come la vitamina E, che è importante. Appunto per ridurre lo stato di infiammazione, inoltre contiene anche altre sostanze importanti che aiutano eh, il cuore e anche l'apparato cardiocircolatorio, chiaramente tutto, a stare meglio ed in forma ed in salute, soprattutto. Quindi credo che sia, non credo, è importante e fondamentale l'olio di oliva. Ed eccoci con l'assessore all'agricoltura del comune di Bisignano, Francesco Chiaravalle, in compagnia del presidente Maiocchi, presidente olio di consorzio di Calabria IGP. Assessore, è la prima festa del contadino, la prima edizione. E che cosa rappresenta questa iniziativa per il territorio di Bisignano? Ma speriamo che sia la prima di una lunga serie. Ecco, eh... Questo è un progetto che noi abbiamo presentato ad un bando ARSAC di qualche settimana dietro che ci è stato finanziato, riconosciuto con un contributo economico per realizzare quello che oggi state vedendo. Che interesserà dai bambini fino ai grandi poi perché la festa del contadino allora, intanto noi l'abbiamo fatta perché un, noi siamo un bisignano un territorio con una peculiarità importante che è proprio l'agricoltura sorgono da noi alla camera di commercio abbiamo oltre 250 260 aziende agricole iscritte e tanti 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 ancora piccoli agricoltori perché questa festa? Proprio per la promozione del prodotto a chilometro zero, cioè dal produttore al consumatore. Infatti, oggi i bambini faranno il sugo, il sugo e poi prepareranno gli gnocchi e il prodotto a chilometro zero. Quindi farina, acqua, pomodoro. Quindi tutto quello che nasce dal territorio, dalla terra, viene portato sulle nostre tavole. Poi. Una festa importante, ecco. Eh, da assessore all'agricoltura sono molto soddisfatto perché. Abbiamo intrapreso, dal mio primo giorno di insediamento, intrapreso questo eh, percorso eh, di qualità eh, sul turismo enogastronomico. Eh... Grazie anche a chi ci sostiene. Eh, noi abbiamo punti di riferimento importanti in Regione Calabria, come l'assessore Gallo, eh, del quale mi pregio di essere suo carissimo amico. Eh, eh, peculiarità importanti, quali eh, anche eh, l'olio extravergine che abbiamo nella nostra zona, importante tra le, nelle nostre colline. Eh, diciamo che è tutto un insieme che oggi prende forma e abbiamo voluto dare ai ragazzi e alle persone di questo luogo, che poi è la zona, la Contrada Sovergine. È una delle zone con il più alto tasso di aziende agricole della nostra città. Qui sorgono le aziende agricole tra le più grosse del meridione, tra cui l'azienda florovivaistica Papaianni, che è una delle più grosse del sud Italia, con oltre 250 dipendenti. Quindi abbiamo, possiamo dire tanto al territorio, possiamo dire tanto alla Calabria. Esattamente, infatti, qui ci sono, come dice lei, tante aziende agricole che sono il cuore pulsante dell'economia del comune di Bisignano e non solo, oserei dire, del territorio calabrese. E noi vediamo la partecipazione di tanti bambini, quindi questo è bello, interessante. È un ritorno alla terra, che è la risorsa del territorio calabrese soprattutto. Quanto pensa che sia importante il contatto dei bambini con la natura, quindi con il chilometro zero, e soprattutto un'agricoltura più sostenibile e anche nel rispetto dell'ambiente? Io penso che i bambini, per questo abbiamo fatto anche questo intervento, perché i bambini devono iniziare da piccoli a capire quali sono le caratteristiche del territorio, anche le caratteristiche di un terreno. È molto importante stare a contatto con la natura. Quindi è importante avere queste, queste esigenze eh, per loro, soprattutto perché iniziano a capire da piccoli. Il territorio che rappresentano e noi, siamo un territorio, come dicevo prima, ad alto tasso agricolo, ecco, quindi è importante la, la, loro, la loro istruzione anche in questo. E qui siamo anche con il presidente Maiocchi del Consorzio Olio di Calabria IGP che vanta appunto una collaborazione con questa bella iniziativa. Presidente Maiocchi, cosa ci dice in merito? Non posso che esprimere soddisfazione a questa iniziativa e fare veramente i complimenti di cuore sia all'amministrazione comunale con il sindaco Fucile ma in particolare all'assessore Chiaravalle. Che ha voluto questa iniziativa, ha voluto questa manifestazione, ci ha coinvolto e ci dà la possibilità ecco, di partire dal basso, come si diceva prima, partire dai bambini, educare. Ecco, questa è la cosa più importante perché oggi manca un'educazione alimentare e partire da queste cose non può che essere un'iniziativa eh, lodevole. E quindi ancora complimenti a tutta l'amministrazione comunale e al nostro caro assessore Chiaravalle. E noi ci siamo avvicinati a tutti questi meravigliosi bambini con la maglietta Olio di Calabria IGP e con il cappellino che sono molto intenti in vari laboratori odierni. Io sono con Antonio Rago, titolare di un'azienda agricola del territorio e attore di questa importante manifestazione. Perché che cosa stiamo spiegando ai bambini oggi? Allora stiamo spiegando come si mettono a dimora le piantine e soprattutto gli ho fatto spiegare perché noi abbiamo due cicli all'anno di piantagioni, quella gli orti estivi e gli orti invernali. Cosa si pianta d'inverno e cosa si pianta di Estate. adesso stavo spiegando che mi hanno fatto la domanda a cosa servono le serre sì. le serre prima cosa di tutto abbiamo un principio nel senso che riusciamo ad avere le primizie se, alla, se fuori riusciamo a piantare ad aprile sotto serre riusciamo a piantare un mese un mese e mezzo prima in cui abbiamo molte primizie su zucchina pomodori fagioline eccetera poi si sente molto parlare di condizioni climatiche e noi riusciamo sotto serra a avere una temperatura più, eh, più, come si dice, più omogenea per, in modo da far crescere meglio le piantine. Perché fuori un giorno c'è il temporale, un giorno c'è troppo vento e come quest'anno abbiamo avuto un caldo troppo eccessivo, non siamo riusciti fuori a fare molto ortaggi. E una domanda da parte dei bambini. Volete dire qualcosa? Che chiediamo? Quello che vogliono. Ma. L'agricoltura sì, la biologica. Um, L'agricoltura biologica. Si pratica nel nostro territorio? Si pratica. Quali prodotti vengono. Quindi quali prodotti vengono praticati nel nostro territorio? E anche l'olio, no? Perché noi oggi abbiamo fatto anche l'assaggio dell'olio, quindi l'olio calabrese, lei che è proprio un attore insomma, di questa realtà, che cosa ci dice a riguardo? E la risposta alla ragazza? Allora, come agricoltura biologica oggi come oggi si può fare tutti i tipi di ortaggi. Sia d'estate che d'inverno, melenzane, pomodori, peperoni, tutto. Giustamente, ci sono, ci sono prodotti apposta per fare l'agricoltura biologica e ci sono terreni apposta. Vogliono preparati tutti in un certo modo, non come norm quelli normali come li prepariamo per l'ottaggio, hanno tutta un'altra procedura di sistemazione. Siamo con il sindaco di Bisignano, il dottor Francesco Fucile. Intanto complimenti per l'iniziativa molto interessante che vede il coinvolgimento anche dei bambini, quindi un comune che si cura dei suoi figli e che li educa all'alimentazione, alla coltivazione biologica, ai prodotti a chilometro zero. Quanto è importante per il comune e anche per le aziende agricole del territorio un'importante manifestazione di questo tipo? Sì, intanto grazie, una bellissima manifestazione. Siamo in agro di Bisignano, quindi uno dei territori della media valle del crato più vasto che conta diverse aziende agricole pensi che sono oltre 250 le aziende agricole iscritte alla camera del commercio e poi ci sono tanti altri piccoli agricoltori certo questo è un modo secondo me importante anche se è l'inizio attraverso il quale facciamo conoscere ai ragazzi in collaborazione con la scuola, con i loro insegnanti, perché sono cose che bisogna anche ribadire a scuola, l'importanza di, di stare in un territorio prevalentemente a vocazione agricola: i prodotti che si coltivano, quello che si può mangiare, quindi una sana educazione anche alimentare. Ma soprattutto ecco, questo rapporto con la terra che affascina i ragazzi. Un conto è parlare in classe, parlare a casa, studiare, leggere, sono cose importantissime. Un conto è avere proprio il contatto fisico ecco, con la natura, quindi in questo caso con l'agricoltura, con i prodotti agricoli. Li vedo molto interessati in questo momento mentre i docenti stanno loro parlando e spiegando le cose. E poi loro che faranno? A loro volta andranno a casa, ne parleranno con i genitori, magari i genitori si sentiranno anche sensibilizzati, ne parleranno con i docenti e quindi ecco parte questo discorso che deve essere in divenire un qualcosa di molto interessante perché non basta una sola e semplice giornata ma è proprio un vero e proprio percorso educativo e in questo senso l'amministrazione comunale attraverso l'assessorato all'agricoltura la Francesco Chiaravalli Chiaravalle, si è interessata molto a questo progetto partendo appunto da questo momento ma sarà un qualcosa che proseguirà anche negli anni. Grazie, e infatti eh, come dire c'è questa sinergia con altri enti, in primis l'istruzione, l'ente dell'istruzione. Sindaco, ma ehm, che cosa pensa lei di questa società che poi lo, lo ricolleghiamo all'argomento dierno? Viviamo in una società che corre troppo veloce, bisogna eh, quasi un'era tecnologica che elimina le barriere spazio-temporali. Quindi avvicinare i bambini anche all'attesa, all'impegno costante che deriva dai tempi dell'agricoltura e una pedagogia della perseveranza. Sì sicuramente ma la globalizzazione è, è insito, queste problematiche sono insite e non riguardano soltanto gli alunni e i bambini, riguardano tutti. E purtroppo la tecnologia va avanti indipendentemente da noi però ecco a che servono questi momenti a che serve la scuola, le agenzie educative, la rete che si deve creare anche con le amministrazioni comunali, a stare un po' di più con i piedi per terra, ad abbassare i ritmi, perché sono ritmi frenetici, e far capire le cose, il senso delle cose oggi abbiamo perso, o stiamo comunque perdendo, l'abitudine dell'ascolto, siamo subito pronti a rispondere ad essere impulsivi ad essere frenetici, perché la vita di tutti giorni che ci porta a fare questo. Allora ci vuole qualcuno che ti ferma un attimino e ti fa riflettere sull'importanza delle cose, a partire da noi, a partire dal nostro territorio. Un altro esempio può essere proprio quello della storia, della memoria, no? che si amalgama bene anche con il discorso della terra e del territorio. Ad esempio eh, sui libri scola scolastici studiamo ancora gli antichi babilonesi, eh, saranno sicuramente importanti, però i nostri ragazzi crescono avendo una, diciamo, uno studio complessivo sulla storia, ma non conoscono la storia del proprio territorio. E allora ecco che alcuni progetti educativi, alcuni pon, chiamiamoli come vogliamo, organizzati dalla scuola e anche dal comune, perché ci siamo ripromessi di fare anche questo, è quello di far conoscere il proprio territorio. Perché nel proprio territorio ecco, non ci sono, tornando alla sua domanda, quei ritmi frenetici del sistema, del mondo che sta fuori. L'agricoltura ha i suoi ritmi, ha i suoi tempi, te li impone la natura e quindi, stando nella propria terra, vivendo con la natura, i ritmi si abbassano e quindi sei portato più a riflettere, a ragionare, a stare meglio con te stesso e con gli altri. Presidente Maiocchi, sempre presente in queste belle iniziative eh, che parlano dell'olio calabrese di qualità. Quanto sono importanti queste manifestazioni? Ah, sono manifestazioni importantissime per il nostro territorio, eh, dove ecco, le amministrazioni comunali dovrebbero eh, sostenerle, incentivarle, perché è da qui, è da queste manifestazioni che si parte per far conoscere il territorio, far conoscere i prodotti del territorio, far conoscere la nostra storia, il nostro essere agricoltori da secoli e essere agricoltori che producono delle eh, eccellenze per tutta la nostra Calabria. Credo che sia importante e lo ritengo importantissimo partire dal basso, cioè dai ragazzi, come siamo partiti stamattina. Spesso i ragazzi, ecco, ehm, anche andare semplicemente a raccogliere le olive, un tempo si faceva, oggi invece ecco, eh, non, non si fa più come prima. Anche quindi avvicinare i ragazzi, proprio il contatto oltre che visivo, pratico, anche con l'agricoltura. Noi parliamo sempre del ritorno alla terra. Sì, il ritorno alla terra bisogna partire proprio dalle radici, dalle origini. Io in ufficio... Ho una foto, credo che lei avrà avuto modo di vederla, proprio che risale agli anni 50, dove c'era in un uliveto una donna anziana attorniata dai bambini che raccoglievano le olive. Ed è una cosa bellissima, stupenda. Certo, raccogliere le olive da terra non è oggi consigliabile, ma è, è quello che è il segnale della... Tradizione di cosa vuol dire educare a fare, a produrre e a produrre sempre bene e meglio. E se oggi non partiamo proprio dai ragazzi, dove la nostra società purtroppo sta stravolgendo quelli che erano gli alimenti e l'alimentazione di una volta, oggi. I ragazzi quando vanno a scuola le mamme purtroppo vanno e comprano, che è una cosa molto veloce, una cosa che è già pronta, prendono qualcosa già di confezionato e lo danno ai bambini come spondino, come merenda, quando una volta quando andavamo noi a scuola portavamo le due fette di pane. È raramente il panino con un prodotto fatto in casa che ce la preparava la nostra mamma. Ecco, noi dobbiamo ritornare a questo, cioè a educare i bambini al cibo sano, all'alimentazione genuina, perché vale per la loro crescita ma anche per non perdere le nostre tradizioni, per non perdere il nostro modo di fare e produrre qualità, altrimenti si disperdono queste cose, si disperde l'agricoltura, l'agricoltura è alla base dell'alimentazione, senza l'agricoltura non si riesce a costruire nulla, perché si parte dalla terra, ogni cosa parte dalla terra. E quindi noi dobbiamo essere coscienti a saperla preservare e tramandare ai bambini. Ecco, queste sono le cose che sono importanti oggi per ognuno di noi e principalmente per noi sollecitare le famiglie, stimolare i bambini a conoscere sempre più quello che è la genuinità. Cosa vuol dire consumare qualità e cosa vuol dire l'alimentazione quotidiana che è importante per la loro crescita e se non gli si viene dato un prodotto di qualità, un prodotto genuino. Purtroppo assistiamo a tante patologie negative per la crescita e per la salute del bambino. Purtroppo oggi, ne dico solo una, l'obesità, che è una piaga oggi specialmente italiana e calabrese in particolare. Da dove parte questo? Dall'alimentazione da una alimentazione non corretta. Ecco, e dobbiamo riflettere su queste cose. I bambini i, che crescono, se crescono con i cibi sani, hanno anche una salute sana. Ci sono tante altre ciliegi, oggi si parla, oggi non senti altro che cibo cilieci, per i cilieci. Cioè, prima c'erano queste cose, non, non c'erano, non, non esistevano. Era una cosa rara, rarissima, dovuta a determinate cose. Oggi invece è dovuta ad un'alimentazione non corretta e noi dobbiamo, abbiamo il dovere di educare i bambini, far crescere i bambini sani e farli crescere con prodotti sani, prodotti genuini e dobbiamo stimolare queste produzioni sempre di più. Sempre per anche l'economia della nostra Calabria. E siamo giunti alla fine di questa puntata di Agricoltura. Noi siamo felici di esserci stati perché abbiamo assaporato la bellezza, la bellezza dei, degli antichi sapori, la bellezza di un tempo dell'agricoltura contadina, ma soprattutto il connubio meraviglioso è stata la presenza dei bambini, i quali hanno fatto tanti laboratori, hanno assaggiato l'olio ma sono stati impegnati anche nella realizzazione di cibi buoni, le cornie. E a voi cari telespettatori grazie per esserci sempre fedeli, grazie anche per aver seguito questa puntata di oggi e a presto.